Eccoci con Matteo. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao Cristian, Tu come stai? Tutto bene? tutto bene? Sono pronto per questa intervista. Allora, oggi parliamo di autostima e difetti fisici. Sì. Molte persone tra i nostri studenti sono del tutto normali, no? La maggior parte degli individui sulla Terra, cioè hanno dei pregi e hanno dei difetti fisici. Ma io credo che i difetti fisici possano, come dire, intaccare relativamente l'autostima se noi abbiamo una forte consapevolezza di noi stessi e un grande mindset all'interno di noi. Tu cosa ne pensi? Esatto, è esattamente così. Il problema è che la maggior parte delle persone, purtroppo, e in questo insomma Playlover personalmente mi ha aiutato molto, non ha questo tipo di mindset. Quindi magari pensa che il naso storto, piuttosto che nel mio caso l'occhio storto, insomma, ti possa portare dei cattivi risultati con le ragazze in generale. E soprattutto che quello sia la causa dei tuoi cattivi risultati. E invece Esatto. non è così, insomma. Esatto, molte volte praticamente i risultati non arrivano perché? Perché non c'è un'azione vera e propria, cioè se tu non vai a provare, cioè se non vai lì a iniziare la conversazione, è ovvio che non puoi avere alcun tipo di possibilità, perché non si Esatto. comincia nemmeno. Prima ancora di avere delle possibilità, bisogna provarci, ok? E non attribuire le cause del tuo fallimento al tuo difetto fisico, perché non hai fisico l'Arnold, perché la tua statura non è come quella di Steve, perché gli occhi non sono azzurri, eccetera, eccetera. Ok, quindi siamo noi che troviamo, come dire, delle scuse al nostro fallimento. Sì, esattamente così. E la cosa, diciamo, più brutta e più difficile da, diciamo, sia accettare e sia capire è proprio questo, cioè che il nostro difetto fisico non determina poi il risultato finale. Come è cambiata la percezione di te stesso nel momento in cui hai fatto, diciamo, questa scoperta qua? Diciamo è cambiato molto perché io sono dell'opinione che se tu hai un difetto fisico ma non lo fai percepire all'esterno, gli altri non lo percepiscono. Se invece tu sei focalizzato sul tuo difetto fisico, pensi che qualsiasi diciamo, fallimento poi derivi da quello. Quindi magari la ragazza non mi ha lasciato il numero perché ho il naso troppo grande, per esempio. E questo insomma. Una volta fatto questo scatto mentale, ho veramente capito che, insomma, il difetto fisico poi non conta. O meglio, conta perché si nota, però sta a te nel farlo percepire all'altro. Assolutamente d'accordo. Sei tu che puoi farlo contare di meno. Ad esempio, se tu sei un grande intrattenitore e riesci ad articolare una grande conversazione, la ragazza è coinvolta, la ragazza ha piacere a stare con te, fine della storia, il tuo difetto fisico non viene considerato. E qua voglio riportare un esempio, anche perché è un esempio concreto e reale. Tempo fa, esattamente nel 2016, mi pare, sì, abbiamo fatto un corso ad un ragazzo non udente, con tutte le difficoltà che questo comporta. Mi ricordo ancora che voleva fare il corso dal vivo, è stata una persona che abbiamo deciso di vedere fisicamente prima di decidere se accettarla o meno, non per il suo difetto, è che chiaramente per poterti aiutare devo capire se sono in grado di poterlo fare. Certo. Allora l'abbiamo dirottato sulla parte di chat, ok? Perché sulla parte dal vivo sarebbe stato troppo difficile. Parte in chat e il ragazzo è riuscito con 3 giornate di chat ad ottenere un appuntamento e anche un bacio con la ragazza. E ci tengo a precisare, c'è anche la sua testimonianza a volto scoperto sul canale, ok? Basta cercare Marco corso di chat game Playlover o qualcosa di questo tipo e troverete la sua testimonianza, perché poi magari qualcuno guarderà questo video e penserà: ah no, ma se lo sono inventati. No, non ci sono inventati. Perché c'è Marco che ci ha messo la faccia e vai a ascoltarlo. Mi ricordo ancora che quella volta quando abbiamo pubblicato questo post ci fu veramente insomma,
Tanta interazione a tal proposito, Ah, beh, certo. perché era piuttosto eclatante, il ragazzo era molto soddisfatto. Tra l'altro, ogni tanto vedo che ancora mi scrive su Instagram a volte perché mi racconta dei suoi risultati, che se si era fidanzato recentemente e quant'altro. Perfetto, Matteo, ti ringrazio del contributo. Alla prossima. Ciao ciao. Grazie.